Ciao a te, bentornato su Persona 5 Royal. Persona 5 è un gioco bellissimo, è favoloso, è strepitante, sì, non strepitoso, strepitante, è coinvolgente. Ma porca di quella miseria, quanti dialoghi, quanti. Credo che sia ad occhi chiusi un gioco bello da giocare, ma poco da raccontare. Ecco, avete ragione, sì, sono uscito dalla safe room, ho incontrato sto tizio, sareste così gentili a crollare a terra sconfitti, il mio non è un lavoro facile, sapete? Assolutamente no, Pirlo, oh, che peccato, purtroppo non ho un'altra scelta. Almeno è stato gentile. Ok. A che sei debole tu? Nope. Ma di onga, quindi al vento. Persona, this is a part of me. Persona. Ok, al fuoco. Meno male che già. Ah, maledetto. Okay. Vorrei tanto picchiarti, ma credo di non devo di dovermi curare. Ok. Quindi a che sei debole te non si sa. Nope. Ma per favore. Ti picchio così normale. No, niente. Altro ghidin. Persona. Oh. Bene, care cose, quindi. Non ancora. Praticamente sì. Ok, abbiamo sconfitto il tizio. Deve essere stato il suo piano fin dall'inizio. Considerando com'era la situazione al piano riservato ai soci, non mi sorprende che imbroglino anche qui. Eppure abbiamo raggiunto l'obiettivo, forse andiamo, qua abbiamo finito. Per vincere altre monete dobbiamo dedicarci a un altro gioco. Joker, torniamo all'ascensore? Torniamoci subito, va bene così. Ok, adesso abbiamo 11.000 monete. Devo soltanto andare ad acchiappare tanto questo. Un dado d'avorio. Intanto, scusami, te c'è cose da vendere qui? Raggio della vittoria. Wow, tu mi piaci. Ma mi piaci molto. Preso. Facciale confusa, nello disperazione, non mi interessa. Tanto scusate, però, sto coso del raggio della vittoria è buono per... Akechi. Vabbè, meglio di niente. Ok, Battle Arena. Benvenuti nell'arena combattimenti, l'infernale campo di battaglia dove ardono le braci della vita. Oh, siete voi? La direttrice ci ha parlato di voi. Che diamine ti hanno detto di noi? Caspita che testa calda, splendido, sarebbe tutto più noioso senza elementi del genere. Prima di iniziare la spiegazione vorrei sincerarmi di una cosa, avete a disposizione 10.000 monete? Oh sì, certo! Oh, vi siete dati da fare, molto bene, permettetemi di spiegarvi il gioco. Qui dimostrerebbe la vostra forza in un triste di violente battaglie una contro uno. Dopotutto, questa è la punta di diamante del nostro casino, il piano delle puntate alte. Normalmente i nostri VIP inviano i loro sostituti a combattere fino alla morte. Gli spettatori scommettono monete su chi credono uscire vincitore. Uscirà vincitore, anche qui odio questa merda. Credo che questo piano funzioni tutto così. Assumersi pochi rischi per ottimi ricavi è la strategia ideale negli affari.
massimo partecipare pur non avendo un sostituto? Hey. Per l'altro gioco non ci è servito, probabilmente qui sarà la stessa cosa. Per quanto sia irritante, esatto, partecipate pure, prego. Le iscrizioni si effettuano al bancone laggiù. Bravo. Dado d'avorio. Un sigaro fumante. E una save room. Sì, usciamo, ti prego. Ok, quindi andiamo a iscriverci. Prendiamo anche questo orologio lussuoso. Interessante. Benvenuti, parteciperete alla nostra emozionante arena combattimenti? Sì. Ma certo, grazie al nostro gioco di squadra domineremo l'arena. Non direi, è una serie di leali scontri uno contro uno. Ciò significa... Esatto, partecipa una sola persona. Dovrete scegliere qualcuno come rappresentante per partecipare a 10.000. Ok, lo vinciamo 100.000. Puzza tanto di trappola, insomma, così alta è di certo legato ad un grande pericolo. Se non riusciamo ad infiltrarci nel palazzo, però, sarà la nostra fine. Quindi non abbiamo scelta. Molto bene, in tal caso dovrebbe partecipare Joker. Così, non conosciamo la tipologia di nemici, quindi la sua capacità di adattamento sarà fondamentale. Ok, ci penso io, proprio devo. Sei sicuro dovrei combattere da solo? Ma è per questo che lo farà Joker, no? Voglio dire, capisco il motivo. Cerca di stare attento, ok? Non fare nulla di avventato. Avete deciso? La battaglia inizierà al boss ingresso. Sì, avanti. In tal caso vi prego di entrare nel ring. La quota di partecipazione e il premio totale saranno calcolati al termine della partita. Sì, ti prego, fammi entrare, ti prego. Ok. Tanto non c'è modo magari di salvare, no? No. La vincente battaglia sta per iniziare con lo sciocco leader dei ladri che sfidano gli adulti. La quota sono 1-1 per il banco e 23-0 per i ladri fantasma. Oh porca. Ma che diavolo, sono in due? Non è affatto uno contro uno, ignorano le regole fin dall'inizio. Ok. Quindi tu ok. E uno e due. Vediamo. Bravo. No, non ho ammazzato solo uno. Le chance di critico aumentate. Se ti tiro una bastonata è lo stesso? No, non credo. Vabbè, oh. No, maledizione. Ma che pirla che sono. Ok. $789, buono. Tanti soldini. Attacco mortale. Danno fisico medio a tutti i nemici da 1 a 2. No. Wow, proprio non capisce. Vince quell'idiota di un ladro fantasma. Ecco, non so come dirvelo. D'ora in avanti lo chiameremo sempre lo sfigato fantasma. Se state scommettendo sul banco, siate tranquilli. Arrivano gli sfidanti del secondo round. Che palpebre. Ma anche più di prima. Che codardi, non c'è niente di onesto in tutto questo. State calmi, impiccionaia. Ora abbracciamo la morte in questa battaglia raccapricciante. Ok. Ok, serve soltanto l'elettricità. Sì, però un nemico
ci sto almeno 60 anni. No, ma Zionga su tutti, dai. E care cose. Benone. Perché diavolo non vuoi morire, lurido sfigato fantasma? Ho scommesso anch'io. Non riuscirei mai a portare a casa la pelle. È il momento dell'ultimo avversario. Cosa diamine? Questo sì che è grosso. Diamo inizio alla terza battaglia, la più estrema. Aia. Aia. Ok, qua credo di avere bisogno di coso Picaro. Sì, chiunque tu sia. Ok. Vi faccio questo che è bellissimo. Boom. Carica. Oh merda. Ok, Nidola. Au. Ok, guardia. Attacco devastante 91. Nidola di nuovo. Concentrazione. Ma un altro Megidola dovrebbe levarti proprio dalle palpebre. La giustizia ha prevalso ancora. Ora verrà pagata la vincita, attendete per favore. Congratulazioni, ecco il vostro premio, 10.000 monete. Adesso ce li ho, devo soltanto andare alla bilancia. È stato pazzesco, Joker. È stato incredibile, non ho mai voluto concederti uno scontro leale. Sì, immaginavo che l'avrebbero fatto, del resto anche le altre prove erano manipolate. Quindi hai mandato Joker pur sapendo che sarebbe stato in grave pericolo? Avevo fiducia nella sua abilità, in tutta onestà non avevamo molte alternative. Forse raggiungiamo il ponte, finalmente è arrivato il nostro momento. Adesso posso tranquillamente andare al ponte e raggiungere la grandissima dimora, questo multiverso, questo mondo cognitivo di Sainijima. Sto arrivando. Authenticating members card. Lettura tessera socio. Numero di monete richieste per attivare il ponte della giustizia, 100.000 monete. Ce le abbiamo, facci entrare. Avete lavorato molto per ottenere così tante monete. Non mi aspettavo che sareste giunti sino a qui. Complimenti per i vostri sforzi. You will never proceed to the manager's floor ahead. Comunque non riuscirete mai a raggiungere la direzione. From this moment forward, the number of coins for the bridge will increase to 1,000,000 coins. D'ora in poi il numero di monete necessario per il ponte salirà a 1,000,000 di monete. What? That's not fair. You can't give us an impossible task. Non è giusto, è una prova impossibile. You finally understand? That is the point. Your task will forever be impossible. Capite finalmente? Proprio questo è il punto. La vostra sarà sempre un'impresa impossibile. Pertanto io vincerò. Siamo a malapena riusciti a ottenere 100.000 monete. Ha detto che ci fa passare con 1,000,000 di monete, giusto? In tal caso non ci sono problemi. Eh? Sai come vincere così tante? Non esattamente. I already have the requisite coins. Non esattamente, right, abbiamo già le monete richieste. What? How could that be? Che cosa? Com'è possibile? Do you remember what we were told at the very beginning? Ricordate cosa ci è stato detto all'inizio? We could borrow as many coins from the casino as we already held on our card. In sostanza potevamo farci prestare dal casino tante monete quante già nella nostra tessera. Well, yes, but... Beh, sì, ma... For example,
Had we borrowed the max when we had 10,000 coins, we would have ended up with 20,000. Per esempio, se avessimo preso in prestito il massimale a 10.000, ne avremmo avute 20.000. And had we then bet on Joker at the Colosseum as a guest, our total would have grown to 460,000. E se avessimo scommesso su Joker al Colosseo, il totale sarebbe stato 460.000 monete. Yes, but you're speaking purely in hypotheticals. That's not what actually happened. Sì, ma stai parlando per ipotesi, non è quello che è successo. On Joker's card. Sulla tessera di Joker, è vero. However, that is not the only card in our possession. Ma non è l'unica tessera in nostro possesso. You have another card? Avete una seconda tessera? That's the Taro Tanaka card I told you to get rid of. La tessera di Taro Tanaka che ti avevo detto di buttare. Exactly. Instead of disposing of it, I secretly used it to gather coins and outsmart this system. Esatto, invece di gettarla, l'ho usata in segreto per raccogliere monete e battere il sistema. 460,000 coins! That means we would have over 500,000. Significa che avremmo oltre 500,000 monete se le unissimo tutte. So what? That's still clearly not close to e allora non si avvicina comunque al totale richiesto. Actually, once my account reached 460,000, I borrowed the maximum amount. A dire il vero, quando ho raggiunto le 460,000, ho chiesto un nuovo prestito. After paying back the original 10,000, I was left with 910,000. Dopo aver restituito le 10,000 originarie, me ne sono rimaste 910,000. Adding Joker's total to that brings us to 1,010,000 coins. Sommate al totale di Joker, arriviamo a 1,010,000 monete. Possiamo superare il ponte. If we borrow all them coins. Aspetta, ma prendendo in prestito così tante monete? The manager's room lies ahead. We won't need to worry about coins. Non è il problema, giusto più avanti c'è la direzione, non dovremo più pensare alle monete. Did you honestly intend on paying back such a large sum? O veramente pensi di restituire una somma così alta? Impossible. This can't be. Possibile, non può essere. Bro. It's actually a little frightening how sharp you are. Il tuo acume mi inquieta un po'. I'll take that as a compliment. I'm glad I was able to contribute to our. Lo prendo come un complimento, sono felice di essere riuscita a contribuire ai ladri fantasma. We should hurry and let the bridge down before she decides to change. Ora dovremo sbrigarci e far abbassare quel ponte prima che cambi le regole di nuovo. Wow. Sì, attiviamo il ponte della giustizia. Cavolo, ci siamo quasi. Meglio prepararsi per ciò che ci aspetta. E che ci deve aspettare, Mona? Siamo abbastanza cazzuti da rompere ogni regola. O meglio, da rompere ogni cosa che Saini Jima potrebbe schierarci contro. It looks like this is her base of operations. Perhaps her treasure will appear on that pedestal. A quanto pare questa è la sua base operativa. Mi sa che il tesoro apparirà su quel piedistallo. What has happened, but we managed to get up here. Nonostante tutto siamo riusciti ad arrivare quassù, Miss Direttrice ha le ore contate. Che è inciviltà fare irruzione qui, anche nella vittoria richiesta eleganza, sapete? Vi ho intrattenuti con tutti i miei giochi, ma a quanto pare non siete soddisfatti. Molto bene, ho fatto speciali preparativi anche per una simile possibilità. D'ora in poi è un gioco di vita o di morte, non importa chi mi affronta, sarò vincitrice. Sorella. Our infiltration route is secure. We need to head back out and send the calling card. Il nostro percorso di infiltrazione è sicuro. Dobbiamo tornare indietro e mandare la lettera di sfida. And once the calling card is sent, Sai-san's treasure will appear, correct? E una volta mandata la lettera di sfida, comparirà il tesoro di Sai-san, giusto? Yeah. Once the target is cognizant of the danger, that cloudy thing will take shape. Già, quando il bersaglio sarà consapevole del pericolo, quella cosa vaga prenderà forma definitiva. I wonder. What will the treasure look like? Definita. Mi chiedo quale sarà la forma del tesoro. That depends on the person. Dipende dalla persona. It was a metal. Madarame's was a painting, and Kaneshiro's was fake money.
Kamoshida aveva una medaglia, Madarame un dipinto, Kaneshiro dei soldi falsi. Father's was a plastic model. Mio padre un modellino di plastica. In other words, the treasure is what marked the beginning of the palace ruler's aspirations. In altre parole, il tesoro è ciò che ha dato inizio alle aspirazioni del signore del palazzo. Bravo. Could also be what caused their desires to swell. O anche ciò che ha fatto crescere a dismisura il loro desiderio. Thinking about it won't get us anywhere, though. Immaginarci sopra non ci porterà da nessuna parte. Torniamo indietro e prepariamo la lettera di sfida. Makoto, che c'è? Il tesoro ti incuriosisce? A proposito, sembra che nella foschia si sia creata una forma. Se dovessi azzardare, direi che il tesoro di mia sorella è un taccuino della polizia. Giusto, vostro padre era... Probabilmente crede che papà sia morto perché la polizia si è servita di lui. Per questo crede che la giustizia sia inutile e che non abbia senso vivere una vita da subordinata. Sempre per via di papà ha deciso di diventare procuratore, sviluppando un'ossessione per la vittoria. Lo amava davvero tanto. Il cuore di Sai-san deve essere stanco di vivere in un mondo così competitivo. Un'onesta convinzione non basta per farsi strada, capisco bene, quel genere di dolore. È proprio per questo che dobbiamo risvegliare il suo cuore. Già, ora abbiamo accertato la posizione del tesoro in vista di quell'obiettivo. Vuoi tornare all'ingresso, Joker? E andiamo. Ok, ora possiamo mandare la lettera di sfida nel mondo reale. Boom. Torniamo nel mondo reale. Ah. Sai Nijima ormai è sotto scacco. Punto di ritorno. Andiamo. Allora. No, vabbè. Abbiamo trovato la sede, puoi andare via da qua, yeah! Care cose! Praticamente le ho fatte tutte. Già la fase preparatoria può dirsi conclusa, ora dobbiamo affrontare la vera prova. Dobbiamo farcela. E torniamo pacificamente alle Blank ed ecco qua il messaggino, l'immancabile messaggino. Ce l'abbiamo fatta, dobbiamo soltanto spedire la lettera di sfida. A quanto pare riusciremo anche a inviarla prima che l'indagine cominci. Ancora non sappiamo nulla sul vero colpevole di quegli arresti mentali però. Chissà se scopriremo qualcosa dell'ombra di Nijima-san. Dubito abbia in mano qualcosa di tangibile. Vero, è per questo in fondo che ho spiccato quel mandato... Che ha spiccato quel mandato di cattura sui ladri fantasma. Inoltre la gente crede che basterà arrestarci per chiudere il caso. I procuratori non si fermeranno. Devono rendere conto dell'opinione pubblica. Se solo sapessimo chi è il vero responsabile, non dovremmo combattere l'ombra di Nijima. Chi potrà mai essere? Qualcuno che conosciamo? Può darsi. Può darsi. Vero, ma se dubitiamo dei nostri compagni, di chi potremmo mai fidarci? Abbiamo solo una possibilità per cambiare le carte in tavola. Quest'ultima lettera di sfida sarà il mio capolavoro. Facci sapere quando sei pronto, Ren. Sì, perché dopo questa lettera di sfida i ladri fantasma chiuderanno i battenti. È piuttosto triste. Molto triste. Quindi, visto che siamo qui a intristirci tutti, chiamiamo Kawakami e facciamoci fare un messaggio. Sì, Kawaka, vieni qua. How's the pressure, master? Pam, pam. Master? Sì, oh. sì, care cose. See you later. See you later. Wow! Andiamo giù adesso. E controlliamo chi è disponibile a salire di livello. Sojiro, interessante. O Chihaya o Oja. Dunque. Che sto facendo? Confidenti. Sojiro è al 9.
10, Aya ed Oja sono all'8 e all'8, sì. Ma portare Sojiro al 10 potrebbe essere una buona cosa. Decisamente. Chi detiene il potere in questo paese? Il primo ministro o voi, gli spettatori? No, gli spettatori! Oh, hai indovinato, bravo, la conoscenza aumentata, sei forte, sei figo. Sojiro, faccio salire te o no? Sì, dai, per favore, facciamo salire Sojiro. Verificami le gambe. Gli investigatori sono venuti per verificare le accuse, ma se ne sono andati credendo alla tua innocenza. Aiutiamo Sojiro, vado in chiesa con Futaba. Mi dispiace, ma devi venire anche tu. Come mi dispiace? Ok. Perché? Come mai? Andiamo a visitare la tomba di Wakaba. All right, then. Hai 3 minuti per prepararti, addirittura. I always think about Wakaba on the anniversary of her death, but it's been a while since I visited. Sojiro, ti abbraccio. Il giorno dell'anniversario della sua morte la penso sempre, ma è da un po' che non vengo qui. I've been so busy with the shop and all. Sono sempre stato troppo impegnato col locale e tutto il resto. No, no, that's not it. The guilt is what kept me from coming. I thought Wakaba would be angry with me. No, non è per quello. È stato il senso di colpa a tenermi lontano. Pensavo di averla delusa. But now that I managed to get Futaba over here, I can finally meet her with my head held high. Qualcuno lasci questa canzone per sempre. Ma ora che sono riuscito a portare anche Futaba, posso finalmente presentarmi a testa alta. I sure kept her waiting. But it felt good to tell her about how much Futaba's improved lately. Sì, ho dovuto aspettare un po', ma è stato bello poterle dire dei recenti progressi di Futaba. I told her about you, too. Oh, le ho parlato anche di te. No. Sono contento per te. You say that like you're not responsible for all this. Parli come se non avessi alcun merito in tutto ciò. This is the first time the four of us are all together. Questa è la prima volta che siamo riuniti tutti e quattro. Sojiro, what are you smirking for? Sojiro, cos'è quel ghigno? This is what my real smile looks veramente like. Questo è il mio sorriso. I approve. Approvo. Oh, I have some news. Ho anche una notizia da darvi. Family court gave me a call the other day. Futaba's uncle decided to retract his report. L'altro giorno ha chiamato il tribunale dei minori. Lo zio di Futaba ha ritirato la denuncia. Meno male. It was because of you, wasn't it? Siete stati voi, vero? I wonder if the day will come that she goes out to. Chissà se un giorno si sposerà con qualcuno. I'm sure she'll make a fine lady either way. After all, she is Wakaba's daughter. Ad ogni modo diventerà una donna in gamba. Dopotutto è la figlia di Wakaba. Do all fathers have to go through this anxiety? A tutti i padri toccano queste ansie. You know, I really just wanted to have you help out at the store. Sai, inizialmente volevo solo che mi aiutasse al locale. She showed me so much more. You showed me I have a family I need to protect. Ma tu mi hai aiutato in qualcosa di più profondo, di più importante. Mi hai fatto capire che ho una famiglia. Not just Futaba. Una famiglia da proteggere, e non mi riferisco solo a Futaba. But you too. Ci sei anche tu. Amore, abbracciami. Abbracciami ora. Forse non saprò aiutarti in tutto, ma se hai qualche problema, sentiti libero di parlarmene. Io ci sarò sempre per te. Fai parte della famiglia. Ci sono. You're a full-fledged man. Ti insegnerò tutto quello che posso, ormai sei quasi un adulto. That might not be enough to return the favor, but it's all I can do. Forse non è sufficiente per ricambiare il favore, ma è tutto ciò che posso fare. Percepisco un forte legame con Sojiro. Gioia mia. I am thou. No. Thou art I. Thou hast turned the vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. My heart? You? Thou hast awakened to the ultimate secret of the Hierophant, granting thee infinite power. Infinite power. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum.
Puoi preparare un carry che ripristina di molto gli SP di tutti gli alleati. Fusione sbloccata, ora puoi fondere Koryu, la persona più potente dell'arcano, lo Ierofante. Oh, and could you not you know, get with Futaba? Ma potresti evitare di, ecco, metterti con Futaba, la devi smettere. Imagine you calling me father. Although maybe it wouldn't be so bad. Non ti ci vedo a chiamarmi papà, anche se forse non sarebbe poi così male. I conflitti di interesse di Sojiro. What are you two talking about? Di che state parlando voi due? Nothing. Di nulla. I hunger. Curry time. Ho fame, corri, corri, corri. Yeah. Curry, yeah. Alla fine. Sì, sì. Let's go home. Andiamo a casa. Che bellini! Rimosso dall'admin. Madonna, cosa sta succedendo nel fansite? Well, bene, cominciamo. Per prima cosa faremo un riassunto della scorsa lezione. Well. Grande! What's all this? Vai, professor Leccaculo. What do you want to do? Ok, leggiamo qualcosina. Vediamo cosa posso leggere, che ne so, la pulizia del cuore. Sì, 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 sì. Sì. Tre punti in roba di cui sono già perfezionato. Manda la lettera di sfida. Allora, abbiamo 9 giorni per mandare la lettera di sfida a Sai Nijima. 9 giorni per la lettera di sfida. Dunque, o lo faccio immediatamente. Che stai facendo qui? O lo faccio immediatamente, oppure prendo un po' di tempo e lo faccio verso la fine. Tanti confidenti ce li ho già. Tanto ci sarebbe qui da alzare, ma volendo. Takemi? Perché sei ancora bianco? Immediatamente, dove sei? Chihaya? Perché Takemi è ancora normale? Non deve essere normale, deve essere pronta per salire di livello. Fatti fare una lettura. What shall we do? Con tutti i soldissimi che c'ho. Lettura dell'affinità. Takemi. Ma sai cosa? Perché devo ancora verificare se Takemi può darmi un oggettino da mettere nella stanza oppure no. Vabbè, comunque, vedremo. Ok, quindi credo che sia il caso di iniziare Haru. Credo di sì. Allora, Haru. Qua c'è Takemi e basta. Non c'è niente, nessun altro. Haru è qua, perché non... Non riesco a comprendere. Oh Ren, ciao, cosa ne pensi di questi fiori? Ti ho portati qui perché vorrei cominciare a dedicarmi al giardinaggio seriamente. Wow, è così diligente. Una volta piantate, le verdure potranno essere raccolte dopo qualche giorno, il numero di giorni necessari, perché la verdura casca dipende dal tipo di ortaggio. Ok. Voglio vedere le piante. Questo mi rende felice. Allora, vediamo un pomodoro. Perché sì, mi piacciono i pomodori. Ok, l'11-17, maledizione. Ok, bene.
No, Haru alla fine non si può, non posso ancora interagire con Haru. Quindi, sentite, quindi chiudo il video e buonanotte. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo video. Ciao!